Regione, sanità e gestione PNRR cominciano a agitare Occhiuto, unica certezza al momento Spirlì, vicepresidente. Gioia Tauro, domenica pomeriggio, cittadini in piazza contro la chiusura del pronto soccorso. Tempo di insediamenti di nuovi sindaci, Seminare si insedia il sindaco e la nuova giunta, terminato il commissariamento. Edizione da record per la 29esima edizione del Peperoncino Festival di Diamante. Arturo Rencricca si riconferma per la quinta volta campione della gara dei mangiatori di peperoncino. Bentrovati, giornale di Telemia. Cominciamo subito con i primi impegni del neo governatore Regione Calabria Occhiuto. Vediamo quali priorità. Piano nazionale di ripresa e resilienza e l'arrivo di un presidente forte e autorevole alla regione erano queste le aspettative prima del voto del 3-4 di ottobre in Calabria, oggi ad una settimana esatta dal verdetto elettorale che da una parte evidenzia il fallimento della politica con la scarsa credibilità di partiti e movimenti. Se la maggioranza degli elettori ha preferito non recarsi alle urne, una ragione ci sarà, e dall'altra consegnano coalizioni di maggioranza timbrata centrodestra piuttosto forte, che sarà chiamata ad assumersi per intero la responsabilità di governare la Calabria. Il primo obiettivo è quello di sapere gestire i fondi della recovery, e ciò passa anche attraverso la formazione di un nuovo esecutivo in grado di portare avanti i progetti finanziati e che si spera possano finalmente innescare la ripresa di una terra fanalino di coda in tutte le classifiche socio-economiche. Nessuno ne parla, ma il futuro della Calabria, se vogliamo, del Mezzogiorno, è nelle mani di chi ci governa e dipenderà dalla qualità della classe dirigente, dalla sua capacità di attuare e spendere i finanziamenti del PNRR. Di tutto questo sembra esserne convinto anche il neo presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che aspetta la proclamazione degli eletti prima di mettere mano concretamente al nuovo esecutivo, anche se non potrà che partire da un punto fermo, la vicepresidenza, al leghista Nino Spirlì. Altro cavallo di battaglia riguarda la sanità. Roberto Occhiuto non perde occasione per ribadire quanto più volte espresso in campagna elettorale. Sulla sanità il prossimo governo, afferma Occhiuto, si gioca tutto. Ed è quindi giusto che la responsabilità politica di questo delicato tema sia in capo al futuro presidente. Chiederò immediatamente al governo nazionale lo stop del commissariamento, oppure che il prossimo commissario sia proprio il governatore della regione. Il governatore a tal proposito entra nel merito della questione e ricorda: c'è una norma nazionale già approvata grazie ad una mia iniziativa parlamentare, aggiunge, che consentirebbe alla Calabria di azzerare il suo debito sanitario usufruendo di un'anticipazione di cassa, depositi e prestiti con interessi dell'1% e risparmiando circa 150 milioni di euro all'anno. Bene, questa strada non può essere percorsa perché nessuno conosce le reali entità dei buchi nei bilanci, e allora, afferma Roberto Occhiuto, la prima cosa da fare sarà quella di accertare i conti delle ASP, e per questo chiederò l'aiuto della Ragioneria Generale dello Stato in modo da poter riformare la sanità senza il macigno del debito sulle spalle. Secondo punto, dobbiamo rilanciare la medicina del territorio. Ma la sanità, secondo Roberto Occhiuto, non può essere solo rete ospedaliera, bisogna avere casse della salute, poliambulatori e assistenza capillare per permettere alle persone di fare accertamenti e curarsi senza ingolfare per forza gli ospedali. E per fare tutto questo servono subito investimenti e assunzioni. Un assistente della Polizia di Stato in servizio presso il reparto prevenzione crimine di Siderno è intervenuto libero dal servizio in località Castaneto, nel comune di Grotteria, dove poco prima si era verificato un incidente stradale in cui era rimasto coinvolto un uomo anziano ed un passeggero. La vittima, mentre era alla guida della sua Fiat Panda, era precipitato in una scarpata alta oltre 15 metri, restando bloccato nell'auto che si era capovolta su una fiancata. Nell'auto, al momento dell'incidente, vi era anche un passeggero che aveva riportato escoriazioni varie e al cellulare aveva chiesto aiuto. L'appartenente alla Polizia di Stato, allertato telefonicamente dalla figlia della vittima, sua conoscente, dopo essersi immediatamente attivato nella richiesta di soccorso ai vigili del fuoco e al personale sanitario, si è prodigato in ogni modo per aiutare l'anziano rimasto incastrato sotto l'auto. E adesso andiamo a Cosenza, dove i sindacati sono in protesta contro il governo Draghi. Quello che viene più di ogni altra cosa richiesta è la stabilizzazione dei lavoratori.
Sono tante le motivazioni per cui i sindacati di base sono scesi anche a Cosenza a manifestare contro il governo Draghi. La principale però è quella legata alla stabilizzazione dei lavoratori, una promessa che il Premier non sarebbe in grado di mantenere per tutti. Ci sono tante motivazioni per cui manifestare oggi, quella principale è sul governo Draghi, che promette stabilizzazione, promette lavoro, ma in realtà questa garanzia è data solo ai potenti del lavoro, no? A Confindustria, alle grosse aziende, i lavoratori più bassi, i lavoratori semplici, i lavoratori purtroppo questo non lo percepiscono. E in particolare come rappresentante di RSA dei Cobas, insieme ai Cobas USB stiamo protestando anche per questo processo di internalizzazione del contact center dell'INPS che tarda a decollare, ci sono diverse incognite. Noi pensavamo che l'internalizzazione potesse essere un miglioramento delle condizioni lavorative, anche un abbattimento di questi continui appalti passati da un'azienda a un'altra per un futuro migliore, noi questo lo auspicavamo, mentre si sta dimostrando più passa il tempo che può diventare questo un motivo di ulteriore precarietà per noi lavoratori, quindi è una manifestazione generale con diversi punti specifici di diverse categorie di lavoratori. Purtroppo il primo turno delle elezioni comunali a Cosenza è stromesso, la nostra candidata Bianca Rende è portato al ballottaggio Franz e Francesco Caruso, espressione della politica più vecchia e degradata e di un trasversalismo amorale che da decenni caratterizza la politica cosentina. Queste considerazioni sono coerenti con quanto affermato dal nostro movimento durante tutta la campagna elettorale, lo afferma il leader di Tesoro Calabria Carlo Tanzi in vista del ballottaggio per l'elezione del nuovo sindaco di Cosenza in programma domenica e lunedì prossimi. In continuità rimaniamo alla politica, alle elezioni cosentine, con quanto dichiarato dal presidente Giuseppe Conte, con riferimento ad eventuali accordi in vista dei ballottaggi nei diversi comuni in lizza, è evidente che non possa essere pensabile un eventuale sostegno al candidato di centrodestra. In questa ottica il Movimento 5 Stelle sceglie di appoggiare la figura di Franz Caruso come sindaco di Cosenza quale unica alternativa possibile per intraprendere un percorso di discontinuità con la precedente amministrazione. A parlare è Massimo Misiti del Movimento 5 Stelle. Annuncia una interrogazione al ministro dell'Interno Lamorgese sulla situazione in cui versa il posto Polfer di Lamezia Terme, il deputato di Fratelli d'Italia Vanda Ferro, che esprime la propria solidarietà ai due poliziotti aggrediti e colpiti con calci e pugni da un cittadino straniero durante un controllo. Non è giusto è il grido di solidarietà lanciato in coro più volte dal palco della Rocca Maggiore di Assisi in omaggio a Mimmo Lucano, condannato a 13 anni di reclusione per reati legati alle sue politiche dell'accoglienza. L'ex sindaco di Riace ha voluto subito ringraziare il popolo della Marcia della Pace Perugia Assisi con tutto il cuore per tutta la solidarietà ricevuta, una carezza per l'anima in un momento difficile, dice l'ex primo cittadino. E adesso andiamo allo scontro verbale tra RFI e sindacati sui numeri, sui dati degli investimenti al sud. Nell'ultimo quadriennio in Calabria gli investimenti in manutenzione sul tracciato ferroviario di RFI sono più che raddoppiati rispetto a quello precedente, raggiungendo i 430 milioni di euro. Una cifra enorme, il dibattito che si è aperto tra CGIL e RFI in questi giorni è sull'alta velocità e sicurezza ferroviaria in tutto il tratto calabrese. Il progetto dell'alta velocità sulla Salerno-Reggio Calabria guarda al futuro. È stato già finanziato il lotto 1 della Battipaglia-Praia ed il lotto 2 della Praia-Tarsia ed è stata finanziata anche la nuova galleria Santo Marco. Ma il dibattito, animato dalla CGIL, si sposta sulla sicurezza del tracciato e sui sinistri degli ultimi anni. La tratta calabrese, secondo il sindacato, è quella con l'infrastruttura più malmessa d'Italia, quella con meno sicurezza, quella che ha bisogno di più attenzione. A stretto giro arriva la replica di RFI, accuse che non hanno concreto fondamento le denunce di una presunta scarsa manutenzione della rete ferroviaria regionale. Rete Ferroviaria Italiana fa presente come gli episodi presentati dal sindacato non sono riconducibili a problematiche di manutenzione e le accuse che arrivano addirittura a mettere in discussione la sicurezza, esse sono contraddette anche dai dati.
Erano state nel particolare sottolineate le questioni inerenti la Santo Marco, l'incendio sulla linea nei pressi di Diamante e quelli che riguardano l'alta velocità ridotta a Reggio e Favazzina. Tra i più recenti interventi, spiega ancora RFI in questa nota, si segnalano quelle alla Galleria Santo Marco, in parte già eseguite e che riguardano la posa in opera di nuovi binari, l'installazione di un sistema di copertura radio GSM, il rinnovo di segnaletica, corrimano e arie di triage, il potenziamento degli impianti elettrici. Quanto al rinnovo dell'armamento nella tratta Maratea-Sapri, è già programmato per l'inizio del 2022, tornando ad alcuni dei rilievi mossi dalla CGIL su Diamante, la caduta della linea elettrica è stato accertato che non era ascrivibile a problematiche di infrastruttura. Un grave incidente si è verificato l'altra sera sulla statale 682 nei pressi dello svincolo per 5 frondi Polistena nell'area metropolitana di Reggio. Nello scontro frontale tra due auto, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimaste ferite due persone. Sul posto subito le forze dell'ordine, gli operatori dell'ANAS e il 118. Ieri pomeriggio la stazione Aspromonte del soccorso alpino e speleologico Calabria è stata allertata dai carabinieri forestali di Reggio per un cercatore di funghi che si era disperso nei boschi di Pesdavoli. A dare l'allarme un altro fungaiolo che si trovava con il disperso. L'uomo, 78 anni di merito, che aveva con sé il proprio cellulare, è stato individuato grazie all'utilizzo dell'SMS Locator, un sistema di geolocalizzazione che, mediante un messaggio di testo inviato da una centrale operativa del soccorso alpino, fornisce le coordinate precise della persona in difficoltà. Andiamo adesso a San Luca. Il sindaco e l'amministrazione comunale condannano il vile atto intimidatorio perpetrato ai danni del consigliere comunale testimone di giustizia Benedetto Zoccolo di Campania, nella sua regione di residenza. Questi gesti non fanno altro che motivare il nostro impegno nella difesa della legalità, della libertà e della giustizia sociale, dice il primo cittadino Bruno Bartolo. Le volanti della questura di Reggio Calabria hanno arrestato un cittadino georgiano per i reati di furto aggravato in concorso con soggetti al momento ignoti, danneggiamento aggravato e resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Intorno alle 4 della mattina è stato allertato dalla sala operativa per la presenza di uno stabile, in uno stabile di via Eremo Condra, di tre soggetti incappucciati. La segnalazione è giunta da una residente del palazzo che aveva sentito dei rumori e aveva visto i tre soggetti salire le scale dello stabile, principalmente abitato da persone anziane. Gli agenti delle volanti hanno raggiunto velocemente il luogo segnalato e sono riusciti a bloccare uno dei malviventi, un georgiano di 44 anni. Proseguiamo adesso occupandoci del pronto soccorso di Gioia Tauro, ancora cittadini a difesa in protesta del pronto soccorso gioiese. Oggi tutti i cittadini di Gioia Tauro qui, però vediamo la presenza di poche persone, ecco, la città non ha risposto. La città non ha risposto, ci sono state anche delegazioni di fuori città che sono venuti, cioè chi ha avuto la sensibilità ha partecipato, d'altronde non c'è una prescrizione che devono venire obbligatoriamente. Quello che è importante è che comunque c'è stata una bella partecipazione e il commissario straordinario ha già rivisto la sua posizione. E mi ha già comunicato ieri che il pronto soccorso sarà riaperto il 14. Noi domani faremo questa assemblea con i sindaci della Piana nell'aula del Consiglio Comunale alle ore 16. Il giorno 12 saremo nuovamente in prefettura. Al rientro della prefettura parleremo ancora con i nostri concittadini in sit-in qui davanti all'ospedale di Gioia Tauro e decidiamo come proseguire l'azione di lotta e di protesta, perché la riapertura del pronto soccorso non è il punto d'arrivo, è il punto di partenza. Noi vogliamo che ci siano strutture sanitarie adeguate all'altezza della situazione per dare la giusta assistenza ai nostri concittadini dal punto di vista sanitario. Qualcuno non dice solo pronto soccorso, pure aprire altre reparti? Sì, perché il pronto soccorso si deve riaprire anche il reparto di radiologia, il laboratorio d'analisi e tutto ciò che è indispensabile per assicurare, come dire, un adeguato intervento di pronto soccorso. E quando si chiuderà la fase del Covid, l'ospedale dovrà ritornare a riaprire i suoi reparti di medicina,
e di chirurgia. Assolutamente sì, non è la prima volta che veniamo, abbiamo anche partecipato alla riunione nella sala consigliare di qualche giorno fa, quando il sindaco invita tutte le associazioni, diciamo, del territorio a partecipare. Certo che siamo presenti a Gioia Tauro, noi ragioniamo in termini di sanità della piana, quindi assolutamente Gioia Tauro per noi è un punto di riferimento. L'unico presidio aperto oltre Polistena, che è più distante da noi, aperto al momento anche se molto depotenziato, e quindi è sacrosanto lottare per la riapertura del pronto soccorso, che pare sarà riaperto a breve, ma non basterà, perché un pronto soccorso degno di questo nome deve avere, diciamo, una struttura a supporto, laboratorio di analisi, radiologia, cardiologia funzionante, altrimenti non avrebbe senso nemmeno riaprirlo. Quindi noi, il motto di ProSalus, come voi sapete, è fiato sul collo, e io ho anche, come dire, consigliato agli amici di Gioia Tauro di stare col fiato sul collo, di non accontentarsi e di non accontentarci della prossima riapertura del 14, ma di andare avanti. Gioia Tauro dovrà rappresentare da qui a quando speriamo sia edificato il nuovo ospedale della Piana, un centro sanitario importante per oltre Polistena, per questo territorio. CGL Reggio Calabria Locri, il biliattacco alla sede nazionale CGL crea sconcerto per la violenza con cui gruppi di facinorosi che si ispirano all'ideologia fascista in un momento difficile per il nostro paese hanno inteso strumentalizzare il disagio sociale. Leggiamo nella nota appunto della segreteria CGL Reggio Calabria Locri. L'assalto alla sede non è solo un atto vandalico, bensì un atto preordinato ad un presidio storico di democrazia. Attaccare la casa dei lavoratori, simbolo di tutela dei diritti e di rappresentanza dei bisogni dei cittadini, reca in sé la volontà di aggredire e scardinare le fondamenta della nostra Costituzione repubblicana, fondata sul lavoro e ispirata all'antifascismo. I gravi episodi di violenza messi in atto a Roma, leggiamo invece in un'altra nota del commissario provinciale Ampi Michele Pretaroia, da movimenti eversivi e organizzazioni neofasciste con l'assalto e la devastazione della sede della CGL vanno condannati con fermezza, sostenendo ogni iniziativa di mobilitazione tesa a riaffermare il valore emblematico del lavoro come fondamento antifascista della democrazia italiana, leggiamo in quest'altro documento di solidarietà. Adesso cambiamo pagina, ci occupiamo adesso di giornata di preghiera allo Scoglio, a Placanica, contro l'illegalità. Vediamo come è stata articolata la giornata. Si è svolto nel santuario diocesano Nostra Signora dello Scoglio la quinta giornata diocesana di preghiera contro l'illegalità. Istituita con decreto vescovile, è stata voluta per avviare un momento corale di riflessione e preghiera per quanti sono lontani da Dio e per sensibilizzare ad un impegno concreto nel contrasto della mentalità mafiosa, espressione di una cultura di morte che si oppone radicalmente alla fede cristiana e al Vangelo. Questo importante evento di fede, che anche quest'anno si è svolto nel pieno rispetto delle misure per il contrasto alla diffusione del coronavirus, ha avuto inizio alle 15 con la celebrazione del Santo Rosario e seguita poi l'evangelizzazione di Fratel Cosimo, fondatore dell'Opera Mariana, che da oltre mezzo secolo, con la forza della fede in Gesù, scuote le coscienze di tantissime persone riconciliandole con Dio e porta conforto e speranza a tanti sofferenti che continuamente da ogni parte del mondo giungono nella piccola borgata di Santa Domenica di Placanica, dove dall'11 maggio del 1968, data della prima apparizione sullo scoglio della Vergine Santissima a Fratel Cosimo, ha avuto l'avvio dell'opera di spiritualità mariana che ha trasformato una solitaria valle nel cuore della Locride in un luogo privilegiato di grazia, di conversione e di riconciliazione. Anche quest'anno è stato il vescovo della diocesi Locri-Gerace, Monsignor Francesco Oliva, a presiedere la solenne concelebrazione eucaristica. È seguita poi l'adorazione eucaristica, la preghiera dell'intercessione di Fratel Cosimo per la guarigione degli ammalati e dei sofferenti. La benedizione eucaristica del vescovo poi ha concluso l'intenso pomeriggio di preghiera. Come ogni anno, anche quest'anno abbiamo voluto fare questa giornata di preghiera qui al santuario dello Scoglio, per un motivo molto particolare, la conversione dei mafiosi. È un segno di speranza questo. Noi convidiamo che anche chi prende strade sbagliate, chi fa la scelta della criminalità, può ravvedersi, può
convertire il suo cuore e può ritornare sulla retta via. Per questo noi preghiamo, perché abbiamo questa speranza che coloro che hanno fatto la scelta del male come buon ladrone possano convertirsi e ritornare al Signore. Non è facile, però è possibile. Per questo vogliamo che la nostra invocazione possa arrivare veramente a tutti. La via del male non paga, la via del male ci porta sempre più in situazione sempre peggiore, per cui la cosa migliore è abbandonarla se si vuole vivere bene, se si vuole vivere in una società umanamente ben organizzata. Abbiamo un secondo motivo anche di preghiera oggi, che è quello della custodia della casa comune. Noi viviamo in un ambiente, viviamo immersi nella natura, camminiamo sulla terra, abbiamo bisogno quindi di una casa che sia custodita, dove si possa vivere bene. Sappiamo quanto danno quest'anno hanno prodotto gli incendi boschivi, quanti ettari di bosco sono andati distrutti, la nostra casa comune, il nostro ambiente che così viene distrutta. Tutto questo è un attentato alla vita di ciascuno di noi, è un attentato alla vita dell'umanità. Possiamo dire che è un attentato anche alla vita di chi provoca questi incendi, per cui tutti dobbiamo sentirci coinvolti in un impegno di custodia della casa comune. Per questo preghiamo questa sera, perché l'animo nostro, non solo del cristiano, ma di ogni uomo, possa essere più sensibile alla cura della casa comune. A Seminara le elezioni amministrative si sono concluse con la vittoria di Giovanni Piccolo della lista Rinnovamento, Tradizione e Futuro. All'atto dell'insediamento del sindaco e della giunta si è chiuso così il periodo di commissariamento in cui il comune di Seminara si trovava dallo scorso 16 di luglio, in seguito alle dimissioni di 6 membri su 9 della vecchia giunta, tra cui proprio il neo sindaco Giovanni Piccolo. Da quella data il comune è stato amministrato dal commissario prefettizio, viceprefetto aggiunto dottoressa Roberta Mancuso, coadiuvata dal subcommissario dottor Francesco Battaglia. In questo modo, fino alla conclusione delle scorse elezioni amministrative terminate lunedì 4 di ottobre, si sono garantite le attività amministrative essenziali per i cittadini, potendo fare anche pieno affidamento sul costante supporto dei carabinieri della stazione. I militari dell'arma infatti hanno fornito un contributo che ha riscosso apprezzamento e stima da parte dei commissari, soprattutto durante l'apertura dei seggi, considerando inoltre che la frazione di Barritteri era stata dichiarata zona rossa da sabato 2 di ottobre, giorno prima dell'inizio delle elezioni. Adesso andiamo a Siderno invece e vediamo, ci sarà ballottaggio nel fine settimana Barranca Figliomeni, e vediamo la posizione di Archinà, che ha avuto un enorme successo al recente consulto appunto qualche giorno fa. Non darà indicazioni di voto, questa è la frase proferita da Archinà. È stato l'ex candidato a sindaco Stefano Archinà che ha rotto il gelo a Siderno, convocando ieri pomeriggio una conferenza stampa. Archinà, per pochi voti in percentuale, non è riuscito ad arrivare al ballottaggio che si terrà domenica prossima, dove invece saranno in competizione Domenico Barranca per il centrodestra e Maria Teresa Fragomeli per il centrosinistra. Archinà ha risposto alle domande dei giornalisti, dicendo chiaramente di aver avuto proposta di apparentamento da parte della coalizione guidata da Domenico Barranca, ispirata al centrodestra, ma ad aver risposto negativamente. Dunque la sua lista civica non darà indicazione di voto ai propri elettori per nessuno dei candidati in competizione. Libertà di scelta. Era presente anche in conferenza stampa Massimo Diano, il più votato della lista di Archinà. Lo stesso ha affermato di aver rigettato una proposta di assessorato nel caso avesse dato indicazione di voto nei confronti della lista guidata dallo stesso Barranca. Così a Siderno nessun apparentamento. Ora tocca a due candidati a sindaco convincere gli elettori se votare da una parte o dall'altra. Questa differenza si spiega perché noi, vedete, voglio essere il più chiaro possibile, noi viviamo a Siderno, quindi ci conosciamo tutti, non viviamo a Las Vegas. Questa differenza di 1859 voti è il frutto di atteggiamenti e di comportamenti che alcuni candidati e non alle ultime regionali hanno assunto. Si spiega infatti con l'atteggiamento che hanno avuto autorevoli esponenti del centrodestra locale e dei paesi vicini, candidati alle ultime regionali e non. E allora questa realtà politica
ci preoccupa perché è la politica stessa che perde su tutti i fronti. Altro che questione morale ed etica. Noi siamo diversi, lo abbiamo detto durante la campagna elettorale. Non ci siamo permessi di dire a nessuno il voto a tizio è sprecato, è inutile. Noi abbiamo ricevuto anche questo tipo di attenzione. Spesso si andava in giro dicendo che il voto dato alla Siderno 2030 con Martina Sindaco sarebbe stato inutile. Penso che i cittadini di Siderno abbiano abbondantemente dimostrato che il voto a questo progetto non sia stato assolutamente inutile. Tant'è che per una manciata di voti con una lista che abbiamo dovuto integrare gli ultimi giorni perché sono venute meno alcune disponibilità di alcuni attivisti del movimento, siamo riusciti a conseguire quel risultato che ci responsabilizza veramente tanto. E allora non voglio tediarvi e vi dico che questi motivi non ci consentono di dare alcuna indicazione sulla scelta del candidato a sindaco in occasione del prossimo ballottaggio. Riteniamo però doveroso rivolgere un ringraziamento al professore Barranca e alla sua coalizione per la proposta di apparentamento ufficiale con il nostro movimento. E intendiamo pertanto svolgere il nostro ruolo, quel ruolo che i cittadini ci hanno assegnato. Da parte nostra ci sarà il massimo impegno per assicurare alla nostra città una ripresa immediata e il raggiungimento di quelle condizioni che possono e devono consentire un'immediata ripresa della nostra comunità. Rimaniamo a Siderno, è stata celebrata nella chiesa Santa Maria di Porto Salvo una santa messa per ricordare i concittadini sidernesi, leggiamo nella nota, periti nella tragedia del Moby Prince nel 30° anniversario. Si tratta di Antonio Rodi, Franco Crupi, Luciano Barbaro. Ai familiari presenti è giunto anche il sentito e forte abbraccio dell'Associazione Nazionale Marinai Italiani, al quale hanno risposto con lacrime di commozione, segno di gratitudine per questo gesto di sensibilità. Ci fermiamo, c'è la pubblicità. Bentornati in seconda parte del TG. Il rispetto della natura insegnato ai giovani discenti e le scuole calabresi. Siamo andati alla scuola di Siderno dove il WWF con le associazioni locali incontrano gli studenti. La festa della natura in città è nata per stimolare una nuova visione degli spazi urbani e dare valore alla natura. In tutta Italia scuole, imprese, comunità e cittadini hanno organizzato attività e iniziative virtuose per proteggere ed incrementare la biodiversità nelle nostre città. Urban Nature è il titolo dell'iniziativa che nella giornata di domenica ha visto in tutta Italia numerosissimi eventi e iniziative per celebrare la festa della natura in città. Spettacoli artistici, visite guidate, eventi sportivi, giochi e laboratori dedicati a famiglie e ragazzi. L'evento centrale della festa della natura in città si è tenuto presso l'Orto Botanico di Roma, ma in tutta Italia sono state numerosissime le iniziative. Tra queste anche Siderno, che domenica alle ore 10 presso l'entrata della scuola Michele Bello di Via Turati ha visto radunarsi tutti gli studenti e cittadini. Un'iniziativa dove ne sono stati piantumati alberi e piante nell'aiuola della scuola. E siamo dalla scuola Michele Bello di Siderno per l'iniziativa Urban Nature. Urban Nature è un'iniziativa nazionale proposta dal WWF per promuovere il protocollo che c'è con Carabinieri Forestali, l'Associazione dei Musei e il Ministero dell'Istruzione. Oggi in questa iniziativa abbiamo deciso di fare delle piantumazioni di alberi e piantine nella aiuola della scuola. E in questa occasione abbiamo anche delle piantine da dare a fronte di un contributo di 5 euro. E l'iniziativa è un'iniziativa a livello nazionale che non finirà qua, perché noi abbiamo deciso comunque di proporla, di portarla avanti anche in futuro in altri posti di Siderno e anche di altri territori del nostro territorio.
Questa iniziativa la facciamo in collaborazione con le associazioni di Siderno, quella dei carabinieri, delle guardie ecozoofile e anche quella della consulta giovanile. È un'iniziativa questa che se va avanti, se riusciamo, possiamo portarla avanti anche in altre circostanze, in altre scuole, perché l'iniziativa vuole anche portare la natura nelle città, quindi rinverdire i nostri luoghi in cui viviamo. E speriamo la situazione che si verifichi in modo, cioè che riusciamo a far capire alle persone che è importante avere un contatto con la natura, perché anche noi come WWF diciamo sempre che il nostro motto è che l'uomo deve vivere in armonia con la natura. E per questo motivo vi diamo appuntamento poi prossimamente per altre iniziative. Buongiorno a tutti, sono Fabrizio Figliomeni, presidente della consulta giovanile comunale del comune di Siderno. Da sempre come gruppo giovani appunto a Siderno siamo sempre vicini e sensibili per quanto riguarda le tematiche sull'ambiente, sulla biodiversità, e quindi anche noi puntiamo a sfruttare ogni angolo della città, a renderlo sempre più green, quindi andare a piantare qualsiasi cosa, qualsiasi albero che possa un po' rinfiorire la città, ecco. Unico punto quello di Siderno per festeggiare la natura in provincia di Reggio, che ha visto anche l'allestimento di due gazebi, di cui uno a cura del WWF e l'altro dei Carabinieri Forestali. Opere pubbliche e relativi finanziamenti, cultura intesa anche come azione di richiamo turistico, un forte impulso alla ripresa economico-imprenditoriale della città, larga partecipazione e massima trasparenza nelle scelte politico-amministrative più importanti. Sono i quattro pilastri per il riconfermato sindaco Domenico Donato a Chiaravalle, che ha fissato nel suo programma come rotta di navigazione per il suo secondo mandato da primo cittadino di Chiaravalle Centrale appunto questi temi. Poi Donne di Calabria, un format che vorrei allargare ad altre regioni. Così in un'intervista sul Messaggero la produttrice di Anele Giorgia Giorgianni, che ha prodotto la docufiction su sei donne calabresi che hanno contribuito a far conoscere l'immagine positiva della Calabria e su cui ha puntato la Calabria Film Commission di Giovanni Minoli. Andiamo a Reggio Calabria adesso con i cittadini che sono in protesta per la questione spazzatura. E ancora reazioni a una dichiarazione rilasciata dal sindaco a tal proposito. Ieri il sindaco dice che i cittadini devono contribuire anche loro. Ecco, lei è d'accordo col sindaco? No, io non sono d'accordo per niente con questo signore. Mi dispiace tanto, ma andremo per le lunghe qua. Quindi lei non collabora con... Con chi dovrei collaborare? Dice di collaborare per la spazzatura, per la... Io collaboro, che faccio, butto tutto quello che devo fare, faccio la differenziata e tutto. Questo signore se ne dovrebbe andare, secondo me. Dice di collaborare con lui per la spazzatura, ecco lei. Lasciamo. Abbiamo capito che è meglio. Non abbiamo l'età per collaborare. Deve essere lui. Lui che deve avere questo senso di responsabilità, a capire che non può lasciare abbandonata una città in questo modo. Deve tutelarci. È lui il sindaco, il primo cittadino. E chiede a noi di collaborare. Deve collaboriamo. Noi abbiamo devoluto, ci siamo dato l'incarico a lui di organizzare, paghiamo le tasse belle alte. E quindi... La spazzatura non sempre viene raccolta, alcune volte passa un mese e abbiamo tutta la spazzatura. Specialmente giù. L'umido che fa cattivo odore, ha capito? Però e poi alla fine... Qualcuno dice di andarsene a casa per le dimissioni, lei è d'accordo a questo? Come la pensiamo noi? Se noi non eravamo all'altezza di svolgere un compito, facevamo un passo indietro e lasciavamo ad altri la responsabilità, più capaci. Questo era il nostro pensiero una volta. Che si faccia aiutare non so da se gente cambiato, che lavora se cambiato, meglio. Se è cambiato il sistema. Una persona che ha delle responsabilità deve saper fare le cose. Se non è all'altezza, fa un passo si indietro. Regola. E dà il compito ad altri che sono maggiormente preparati. Grazie. E collaboriamo da più di 7 anni che collaboriamo col sindaco, e mi sembra che il sindaco non collabora con la città, perché tutti abbiamo cercato di prendere l'iniziativa fatta già nel famoso primo tempo,
e però questa è stata un'iniziativa fallimentare. Un'iniziativa che nel secondo tempo il nostro sindaco chiede scusa alla città, però le scuse non bastano. La città è molto civile perché avremmo dovuto portare quotidianamente la spazzatura davanti Palazzo San Giorgio, non lo facciamo, ce la teniamo dentro casa, ce la teniamo fuori dai balconi, ce la teniamo fuori dalla porta, la città è un degrado, le altre città sono dei giardini, le nostre è una discarica continua. Quindi lei non collabora o collabora? Sì, collabora. Stiamo collaborando, tutta la città collabora da una partita infinita. Collaboriamo perché il sindaco chiede le dimissioni al più presto, questo sì. Non basta la collaborazione. Purtroppo siamo in una fase che non è di facile, è di difficile soluzione e abbiamo capito che anche lui, di quel sindaco, non sa che pesci prendere. Cerca di arrampicarsi sugli specchi, di baccamenarsi, lo capisco, ormai è di difficile soluzione, ormai gli hanno fatto sto ricorso, non se l'aspettava e dice che dobbiamo tenere duro, ancora fino a Natale, e noi teniamo duro. Quindi la spazzatura la tiene dentro fino a Natale? No, assolutamente no, cerco di attenermi alle regole. Cerco di fare la differenziata, cerco di... Per fortuna ancora la stanno prendendo, sarò uno dei pochi fortunati dove sono fino io. Fino al 30 il contratto ancora a guerra ce l'ha, quindi il dopo dobbiamo vedere. Diciamo che ancora, le ripeto, sono uno dei pochi fortunati nella mia zona. Che zona abita? Diciamo vicino Sbarre Centrali, stanno passando... Senti, qualcuno chiede le dimissioni del sindaco, ecco, secondo lei si dovrebbe dimettere a questo punto? Sì, ma... Lui con tutta la giunta. Forse si dovrebbe dimettere per altro, non solo per questo, però, ripeto, io non so, chiunque vada al suo posto, non so qual è la soluzione a questo punto, non riesco a... Per cui ormai lasciamolo dov'è il sindaco, no? Fino alla fine del mandato e poi d'altronde l'abbiamo messo noi là. Io anche l'avevo votato, quindi è inutile nasconderci dietro un dito, per cui va bene così. Teniamo duro come dice lui, va bene? Grazie. Edizione da record per la 29esima edizione del Peperoncino Festival di Diamante. Arturo Rencricca si riconferma per la quinta volta campione della gara di mangiatori di peperoncino. Si è concluso il Peperoncino Festival di Diamante, sono state 5 giornate di festa con spettacoli, mostri, convegni, vignette sul ring, film e la storica finale del campionato italiano mangiatori del peperoncino. Dunque anche questa un'edizione da record, la 29esima edizione. Arturo Recricca si conferma per la quinta volta campione della gara dei mangiatori del peperoncino, più che uno sport è una grande passione. Riconfermarsi è sempre difficile, no? Quest'anno purtroppo non ho messo record, ma i peperoncini erano molto 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 irritanti e molto forti. Però è stato sempre entusiasmante partecipare e riconfermarmi per il quinto anno consecutivo a Diamante. Sono felicissimo. Pensavi che andasse così questa gara? Beh, pensavo, ho assaggiato i peperoncini e sapevo che erano molto irritanti, però quest'anno il diavolicchio è stato veramente, veramente molto piccante, anche se tollero molto bene la capsicina perché ti può nauseare tutto là. Cosa pensi di questo festival? Eh? Il festival è sempre entusiasmante, è sempre bello, certo quest'anno è stato fatto nel mese d'ottobre, ma Diamante mi emoziona sempre. Andiamo a Reggio Calabria per il premio Simpatia. Abbiamo ascoltato Antonio Affidato, figlio di Michele Affidato. Ecco, al premio Simpatia 2021 anche l'orfo Michele Affidato è presente. È veramente emozionante, è stato bello di percorrere tramite i nostri gioielli quella che è stata poi l'evoluzione del gioiello dall'antica Magna Grecia ai nostri giorni.
è stato bello comunque spiegare, far vedere quello che facciamo, il percorso e l'evoluzione che ha avuto il gioiello e quello che per noi significa, la grande responsabilità di portare avanti comunque, di farci portavoci di quella che è la nostra cultura, la nostra tradizione, la nostra storia, quindi non può che essere un onore essere presenti qui in casa nostra e farci testimoni di questa grandissima e bellissima tradizione. E con i nostri microfoni non abbiamo il padre Michele Affidato, ma abbiamo il figlio, ecco, sì. Anche lei intraprende il lavoro di papà. Sì, purtroppo non è potuto essere presente, ho fatto io le veci questa sera, io sì, sto prendendo la strada di mio padre, sono orafo scultore, sono in azienda, produco insieme a lui, progetto insieme a lui, insieme stiamo cercando di costruire un qualcosa in sinergia ed è bello, è una cosa che è sorta poi spontanea, cioè, ho seguito una mia forma mentis, ho studiato tantissimo per fare quello che amo, per fare quello che noi facciamo in azienda tramite l'Istituto d'Arte, l'Accademia di Belle Arti, Brera, tantissimi studi che mi hanno portato poi ad apprezzare ancora di più questo lavoro, questo mestiere bellissimo, quindi per me è un grande piacere avere mio padre come maestro, oltre che come esempio, e ovviamente un grande anche input, un grande stimolo, quello di cercare di fare sempre meglio, ovviamente speriamo anche solo la metà, a me basterebbe, però l'intento è quello di continuare su questa strada e prendere in mano quello che mio padre ha creato. La rassegna dei titoli di giornali. Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, è il momento delle prime pagine dei quotidiani calabresi, l'apertura di Gazzetta edizione regionale il lunedì, voto libero a Cosenza in vista del ballottaggio di domenica, caos invece alla Lamezia Terme. Nessun apparentamento ufficiale per il Caruso in vista del ballottaggio nella città dei Bruzzi, ricordiamo che c'è ballottaggio anche a Siderno domenica. La consultazione suppletiva nella Piana apre un conflitto sul risultato finale. La fotonotizia del giorno, la celebrazione ieri nella cattedrale di Tropea, Don Mottola beato, festa nella chiesa calabrese. Due notizie nel taglio alto, la prima riguarda lo sport, vittoria Pagani, il Catanzaro sale al secondo posto 2-0 grazie alle reti di Carlini e Rolando, bene i giallorossi calabresi a Pagani. Villa San Giovanni, arriva il commissario, si dimette il sindaco facente funzione Maria Grazia Ricchichi, complice anche il risultato negativo alle regionali, avrà i poteri del sindaco e della giunta municipale, dunque il commissario. Maria Grazia Ricchichi si dimette anche da consigliere comunale dopo il flop alle regionali con appena 265 voti recimolati nel suo paese. Gioia Tauro, sciopero al porto, MCT Agostinelli e irregolare l'Orsa, tutto ok a Crotone, padroni dello spaccio, il PG chiede 16 condanne. Squadrismo e violenze a Roma, ci sono 13 arresti e poi lotta al Covid, l'80% vaccinato con due dosi, risultato ottimo. Nation League, gli azzurri chiudono battendo il Belgio, il titolo va alla Francia, bella gara quella della nostra nazionale di calcio, ma soprattutto spettacolo nella sfida di ieri sera, quella vinta dalla Francia contro la Spagna. Chiudiamo col quotidiano del Sud, questo giro sui quotidiani calabresi, in tutta la Calabria sostegno alla CGIL, si tiene davanti alle sedi dei centri principali la mobilitazione dopo l'attacco squadrista di Roma, il segretario regionale ha sposato un colpo al cuore vedere la casa dei lavoratori violentata in questo modo, il prossimo 16 ottobre manifestazione a Roma, sarà una giornata di democrazia e libertà. Due notizie nel taglio alto, la prima riguarda la guerriglia al corteo No Green Pass di Roma, per i disordini a Roma arrestati anche Fiore e Castellino, leader di Forza Nuova, il PD si sciolga. La super cosca di Cutro, per la cronaca, Procopio intercettato sull'agguato con il bazooka, rivela c'erano 5 blindati. A Gioia Tauro Agostinelli, illegittimo lo sciopero del sindacato Orsa, poi c'è tanto sport, abbiamo detto della vittoria del Catanzaro, pari della Vibonese, Serie D e volley in primo piano nelle notizie, in diffusione nel quotidiano di oggi. Don Mottola,
e beato a Tropea la celebrazione ieri, vedete Don Mottola da ieri è beato. A Villa San Giovanni la notizia del giorno sono le dimissioni del sindaco facente funzione. Sulla decisione della Richichi ha pesato il voto delle regionali. Per il comune adesso si prospetta il commissariamento da sciogliere il nodo legato al sindaco Giovanni Siclari sospeso dalla carica. Gioia Tauro il pronto soccorso riaprirà giovedì ma continua la mobilitazione, oggi riunione dei sindaci della Piana e poi c'è l'intervista. Soccorso marittimo, l'impegno di Carmen a Lampedusa e poi ancora uno sbarco della speranza, ancora immigrati in Calabria, sono arrivati 77 a Crotone, sbarcati al porto. Ci fermiamo qui, non ci sono altre notizie importanti per quanto riguardava i temi che riportavano i quotidiani calabresi in prima pagina. La linea la restituiamo alla nostra redazione, grazie per l'attenzione. Il tempo che farà in Calabria. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovaschi. Nel pomeriggio, sulle coste, nubi irregolari con acquazzoni intermittenti. In montagna, nubi irregolari con acquazzoni intermittenti. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. È tutto per questo giornale, grazie per l'attenzione, riepilogo. Regione, sanità e gestione PNRR cominciano ad agitare Occhiuto, unica certezza al momento Spirlì, vicepresidente. Gioia Tauro, domenica pomeriggio, cittadini in piazza contro la chiusura del pronto soccorso. Tempo di insediamenti di nuovi sindaci, seminare si insedia il sindaco e la nuova giunta, terminato il commissariamento. Edizione da record per la 29esima edizione del Peperoncino Festival di Diamante. Arturo Rencricca si riconferma per la quinta volta campione della gara dei mangiatori di peperoncino.